po' emozionato perché è la prima volta che un ente per la cultura come l'Ente Nazionale per il Tempo Libero mi premia. E ci tengo particolarmente, sono molto onorato di questo premio e è il motivo per il quale sono piuttosto emozionato. E diciamo che questa, la promozione della, per me, insomma, della cultura del mare, della pesca e per me, diciamo, della cultura sportiva è una cosa che, diciamo, sta proprio nel mio DNA. Ho vissuto sempre questa attività che è storica tra i liguri della pesca come un'attività vera, propriamente sportiva. Ho cercato di viverla al meglio che posso, che ho potuto, e mi ha dato delle immense soddisfazioni. Una di queste è il conferimento di questo premio. Vi ringrazio tutti e ancora complimenti per la vostra. Insomma, a questo punto delle nostre interviste io sono un po' emozionato, qui di fronte a me, a fianco a me, voglio dire, quello che significa il mare, un uomo, un recordman mondiale. Ci facciamo subito raccontare la storia, no? Di questo record della pesca in apnea. Esatto, allora intanto la pesca in apnea è uno sport... Ma me la spieghi, perché io allora così perlomeno iniziamo dalla spiegazione. Allora. Si lega molto alla cultura, diciamo, dei liguri, che è una cultura del mare, una cultura della pesca, e nel mio caso è stata interpretata anche come una cultura dello sport, diciamo. Io mi sono sempre sentito più un atleta che un pescatore. Il pescatore in apnea è colui che va sott'acqua per il piacere di scoprire il mondo sottomarino, di scoprire la natura, esplorarla e anche cacciare per cacciare il pesce. Allora, faccio una domanda. Allora, apnea vuol dire... infatti me lo immaginavo, poi magari ce la raccontiamo anche questo, però apnea vuol dire andare sotto senza bombole. Com'è? Ecco, no, questo che è la cosa che insomma... significa semplicemente andare nell'elemento acqueo trattenendo il respiro, quindi con delle tecniche moderne che consentono una ventilazione controllata che scongiura il pericolo, perché ecco, la pesca subacquea in apnea è anche abbastanza pericolosa se non eseguita con le dovute istruzioni, perché il rischio principe si chiama sincope anossica, è lo svenimento, per cui molti apneisti, specie praticando la pesca in apnea in solitaria, possono quindi avere... Ci vuole una preparazione fisica e tecnica. Campione del mondo sotto questo aspetto, una storia da raccontare. Sì, diciamo, questa è una cosa, il World Record Abyssal Spearfishing è un'impresa sportiva che sarebbe la cattura più profonda fatta in apnea. Deriva un po' dal mio amore per la pesca in apnea, per l'esplorazione di nuovi posti dove si possono incontrare dei pesci meravigliosi, quindi di solito è il concetto del relitto, cioè il relitto come la Haven qui fuori da Genova, è un posto particolare che proprio per la sua natura morfologica attira la vita e quindi concentra anche la qualità dell'esperienza, dell'esplorazione in funzione della pesca. Per cui questo io un po' l'ho unito insieme e ho pensato... Che cosa è uscito fuori? È uscita fuori la cattura più profonda nella storia dell'umanità fatta in apnea. Ho pescato una cerne di circa poco meno di 8 kg alla profondità di 62,4. Questo è successo nel 2013. Diciamo che adesso siamo nel 2023, io sono ritornato ieri dalla Sardegna, dove ho cercato di migliorare il Gabriele del Bene del 2013, che ha stabilito questo record all'età di allora 46 e ora ne ho 56. Ho fatto delle immersioni fino a 71 metri di profondità. Purtroppo nella settimana che avevo scelto per l'incontro del pesce non si è presentato il pesce. Se mancava il pesce, scusa. No, ma io volevo, venga qua, volevo sapere, ma
Poi quella cernia l'avete cucinata? Beh sì, sì, la cernia. Io sono un amante della cucina e mi diletto anche, diciamo, di cucinare il pesce. Mi piace moltissimo crudo, quindi di solito quando viene catturato immediatamente dopo poche ore finisce. Vabbè, non si è presentata, siamo quasi in conclusione di intervista. Però il tema poi di oggi era quello anche dell'ecosostenibilità, del rispetto del mare. Siamo in una prestigioso, come dire, una prestigiosa location come il Galata, abbiamo di fronte a noi il mare, siamo a Genova per i giovani, con i giovani, però anche un grande insegnamento. Sì, il pescatore in apnea, per come lo vedo io, in funzione della tutela dell'ambiente, è anche diciamo un osservatore dei cambiamenti del mare, dei cambiamenti in funzione anche dei cambiamenti climatici. Ad esempio, in questi ultimi 40 anni io, nella mia esperienza, ho potuto fotografare in quello che dal punto di vista evoluzionistico è un battito di ciglia dei cambiamenti incredibili. Ad esempio l'arrivo di pesci come il pesce serra, che prima non esistesse, adesso ha occupato le nuove nicchie ecologiche, l'esposizione incredibile dal punto di vista della cernia che non c'era, e con l'innalzamento della temperatura è esplosa, è una specie, quindi insomma. Però il pesce che si doveva presentare per migliorare il record non si è presentato. All'appuntamento non abbiamo visto nessuno. Va bene, adesso il record. Oh, però adesso abbiamo un momento particolare, ci dicono, quindi insomma andiamo a vedere che cosa succede tra pochissimo. Della nostra intervista abbiamo anche un piacevolissimo colpo di scena. C'è qualcuno che ti vuol premiare? Allora facciamo venire. Prego, avanti. Ecco qua, prego. Qua. Allora, ti vuoi presentare? Cosa succede? Allora, sono un ragazzo che ha aderito anni fa al progetto Sport Support, oramai è diventato TikToker ufficiale sia di Sport Support che di Veleggiando, e appunto questo è il premio. Come ti chiami? William. Suggelliamo, prego, ecco, suggelliamo questa la consegna, insomma fa piacere, no? Una premia fa sempre piacere. È stato un piacere, oltre che essere premiato da William, da essere premiato da Entel, l'ente nazionale del tempo libero, perché insomma rappresenta comunque la cultura del mare, dello sport e della pesca. Bene, e allora con questa stretta di mano e questa premiazione.